In comune di Parzanica, proprio sopra Tavernola, abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Iseo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto, rispettivamente di 17 e 30 unità abitative, che saranno ultimate prossimamente. Visto il grande successo fin qui ottenuto, grazie alla qualità dei materiali, alle capacità della manodopera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti, vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno. Per info, telefono 347 333-9667. Ben ritrovati a tutti amici sportivi, appassionati di calcio a 5, la più cordiale buona serata. Eccoci qua con questo appuntamento che naturalmente ci parla del campionato del CSI, girone B, gruppo B, dove la formazione del Sole che noi seguiamo dall'inizio del campionato sia nelle partite che gioca Valbondione sia quella in trasferta. Questa sera è ospite di questa squadra simpaticissima anche per il nome, Atletico Mica Tanto di Comunuovo, un gruppo di ragazzi, ha detto, un gruppo di amici che insomma vogliono semplicemente divertirsi, ci stanno riuscendo in pieno ed è tutto pronto per l'inizio della partita. Allora vado subito a darvi due note, anzi subito con le formazioni. Il Sole schiera, e vi cito tutti i giocatori che sono in campo: Andrea Conti il portiere, Zanoletti con il numero 3, poi Semperboni con il 6, Omar Donati col 7, Roberto Conti con l'8, Manuel Simoncelli, poi Paolo Fornoni, Stefano Simoncelli e Eric Donati. Non c'è nemmeno l'allenatore. Intanto attenzione, il grande gol di Paolo Fornoni dopo 30 secondi di gioco. Al primo del primo tempo Paolo Fornoni va a realizzare subito il gol del vantaggio, un gran bel gol tra l'altro. Non ho fatto a tempo nemmeno a darvi la formazione, la ripeto. Allora ripeto quella dell'Atletico Mica Tanto, schiera con il numero 12 il portiere Lala, con il numero 0 Peterlin, con l'8 Trovesi, il 9 Salvioni, il 10 Suardi, con il 33 Merli, l'86 Bertoletti, il 90 Brembilla. L'allenatore, il duo composto da Daniele Gavazzi e Luca Mascaro, mentre l'arbitro dell'incontro è il signor Marino Adobati del CSI di Bergamo. Un minuto e mezzo di gioco con la formazione di Cadi ospite che è in vantaggio per una rete a zero, gol di Paolo Fornoni, mentre il pallone è ancora in campo, perché qui fra tutte le righe che vedete anche nelle immagini di Emi Moretti, quella che dobbiamo e che fa riferimento sono le righe gialle per quanto riguarda appunto il terreno di gioco qui dalla palestra, dal palazzetto dello sport di Comunuovo. Tanto attenzione, la possibilità della conclusione, palo sul tiro di Merli e poi un gran bel palo davvero su questo tiro. Andiamo, entriamo in cronaca. Prima però volevo dirvi la classifica, quando ormai siamo alla penultima del girone di andata, questa è la penultima partita, e la classifica vede il San Leone in testa con 19 punti, Arredamenti Cortinovi secondo con 18, Frigeni Motto 17 terzo ed il Sole 16 punti al quarto posto, e l'Atletica Mica Tanto. Attenzione, intanto la conclusione, il pallone che sbatte sul portiere, poi sul palo e poi la palla resta lì. Vi dicevo, Atletica Mica Tanto che di punti ne hanno 15, dunque un solo punticino dividono le due squadre e naturalmente ci si prospetta, ci si aspetta certamente una partita molto equilibrata. Attenzione, il pallone conquistato da Fornoni che non riesce a scambiare con Roberto Conti. Entriamo in cronaca quando siamo al terzo minuto di gioco. Attenzione, Conti, va Conti sul fondo quasi, poi mantiene il pallone in campo, anzi no, palla che è uscita dal rettangolo, dice il signor Adobati. Si riparte ancora con Merli, Merli, conclusione e la bella parata di Andrea Conti Corti che devia in calcio d'angolo già battuto, palla che si perde però in fallo laterale. Corti, Roberto, attenzione, Paolo Fornoni, conclusione
di Paolino Fornoni, appena alta sopra la traversa. Il capitano con il numero 90 Brembilla scambia con Merli, da questi a Salvioni, il tocco dietro verso il numero, non ho visto, il numero 10, attenzione ancora l'1-2, arriva in chiusura Paolo Fornoni, il numero 10 è Suardi. Questo è il quintetto della formazione in maglia blu scura. Il pallone rinviato, poi arriva Andrea Conti, spazza via e il pallone termina in fallo laterale. Rimessa in gioco effettuata, mi pare che sia il numero 9 Salvioni. Attenzione, il pallone, la conclusione, cerca il palo di destra Suardi e il pallone che termina non di molto a fondo campo, ghiotta occasione, risponde la formazione di Valbondione, palla in out però è deviata dal capitano Brembilla. E allora è Roberto Conti che va a rimettere in gioco il passaggio verso Fornoni, dribbling aereo di Fornoni, colpo di tacco, bello, con la conclusione di Omar Donati che si spegne appena sopra la traversa. Partita che sta entrando nel vivo, mentre vediamo riparte Salvioni, il passaggio lungo linea di Salvioni, non trova Merli pronto a rincorrere, per la verità era un po' largo e dunque l'azione si spegne. Riparte la formazione ospite con Fornoni, ancora il passaggio verso Conti, è bravo a fermare il pallone ma è altrettanto bravo il dottor Brembilla, così lo chiamano i suoi amici. Mentre vediamo ancora Fornoni, scambia, attenzione l'uscita di Lala in anticipo, il pallone che arriva fra le braccia del portiere Andrea Conti che rilancia subito fuori misura. Dunque partita che è subito entrata nel vivo, siamo al sesto minuto, 5.55 per la precisione, ormai sesto minuto e la formazione Redi il Sole in vantaggio per una rete a zero. Due note mentre vediamo questa azione con Brembilla sul pallone, vedete che nel palazzetto dello sport c'è una zona per noi un pochettino in ombra, ho chiesto anche informazioni del perché hanno recintato quella parte lì con la rete che vedete nelle immagini, sinceramente non me l'hanno spiegato, non c'è nessun attrezzo, però devo dire che la posizione qui dove siamo noi è certamente invidiabile perché possiamo vedere tutto bene tranne quel pezzetto lì che però non va ad inficiare sulle riprese. Intanto attenzione, conclusione conclusione di Semper Boni e la bella parata ancora del numero 12 Recep Lala, credo che sia un giocatore straniero, così mi pare di poter dire. Semper Boni con Brembilla che ha la meglio, guadagna la rimessa, scambia Salvioni ancora verso il capitano, avanza il capitano nella zona centrale del campo, il lancio intercettato da Omar Donati, Paolo Fornoni, il dribbling e attenzione, la palla è buona per Roberto Conti che va a calciare quasi a botta sicura, pallone che però termina a fondo campo. Salvioni riparte, cerca un compagno, preferisce servire Brembilla che restituisce il pallone al proprio numero 12, il portiere Suardi, dribbling sullo stretto, il pallone buono ancora per Salvioni, se lo allunga un po' e la palla termina in out, rimessa in gioco Fornoni che sta correndo un po' troppo, perlomeno in questo inizio di partita mi pare di poter dire. Paolo Fornoni che deve dosare le proprie forze, Salvioni scambia con Merli, conclusione di Merli alta sopra la trasversale della porta difesa da Andrea Conti, con le mani mette in movimento con Roberto Conti, Paolo Fornoni tenterà il dribbling, porta il pallone sul sinistro che è il suo piede buono, non riesce però a toccarlo e a far proseguire l'azione, tentativo di palleggio aereo, interviene Semper Boni, retropassaggio Omar e Donati e non c'è l'anticipo di Brembilla, lascia poi l'incarico a Suardi, conclusione, ancora scheggiato il palo di destra per noi che guardiamo e la palla che termina a fondo campo, già due pali al proprio attivo per la squadra di Comunuovo che adesso viene
deve difendersi da questo attacco di Roberto Conti. Pallone fermato in fallo laterale, riparte però la formazione in maglia blu con Suardi, conclusione ribattuta, tentativo da parte di Stefano Suardi. Poi bello questo triangolo che fa intervenire ancora Brembilla, da questi ancora Salvioni, avanza il numero 9, va a cercare, trova Merli, il tocco verso Brembilla, Brembilla deve girarsi, allora tocca dietro dove c'è Suardi, controlla il tempo di girarsi, poi Suardi non ci pensa due volte, va a calciare in porta, palla ribattuta e poi il suo passaggio intercettato dal portiere Suardi e il gol dell'1-1. Gol dell'1-1, disimpegno, siamo al nono minuto, disimpegno un pochettino troppo leggero da parte di Andrea Conti e c'è il gol di Suardi, 1-1. Suardi del resto ha già fatto capire di essere in possesso e l'abbiamo visto subito di un tiro, attenzione con la conclusione di Paolo Fornoni che va a scheggiare la parte esterna della porta, Merli sul pallone, gioca verso Salvioni, avanza Salvioni, ancora Merli e c'è su di lui Semperboni, lo chiude, attenzione, bello il passaggio, Fabio Semperboni, ancora la conclusione, colpisce troppo di interno destro e il pallone termina addirittura in fallo laterale, però l'azione è stata molto bella con il lancio di Omar Donati. Salvioni, il tocco, arriva ancora Suardi, non ci pensa due volte, abbiamo già detto, la palla a fondo campo, mentre c'è un cambio, vediamo, esce Brembilla ed entra nelle file, vediamo che numero è, non sono ancora riuscito a vederlo, è entrato anche il numero 0, Peterlin, mentre è entrato anche Daniele Zanoletti al posto di Roberto Conti. Attenzione, conclusione, la grande parata di Andrea Conti, davvero una gran bella risposta di Andrea Conti sulla conclusione proprio dell'ultimo entrato, Peterlin, colpo di testa da allontanare, Fornoni mantiene il possesso, c'è Zanoletti, può andare a calciare Zanoletti, non riesce a toccare il pallone di ritorno, l'azione si spegne, riparte Suardi ancora a chiudere lo specchio della porta con Andrea Conti sugli scudi e poi c'è il gol di Salvioni, gol di Salvioni, siamo all'11° e c'è il gol del 2-1. Undicesimo, 2-1 del primo tempo, ancora Paolo Fornoni, vediamo se trova lo spiraglio per calciare e poi sbaglia, si è confuso con il direttore di gara che ha un altro colore della maglietta, Fornoni ha detto mi sembrava un giocatore, può capitare, ha visto probabilmente arrivare un'ombra e naturalmente questo l'ha tirato in inganno, Merli vince l'uno contro uno, Suardi, ancora la bella respinta da parte di Andrea Conti che già deve fare gli straordinari, mentre c'è il tocco verso il portiere Lala che subito manda in avanti, colpo di testa di Semperboni, palla che termina al di là del rettangolo di gioco dove c'è questa barriera che sinceramente mi sembra anche piuttosto pericolosa, ci sono tanti vetri rotti lì e se qualcuno entra può anche farsi male, mi pare, non credo, non capisco il perché è stata messa questa barriera sinceramente, mi sto chiedendo che forse era meglio non ci fosse, proprio perché questi vetri rotti, essendo vetri abbastanza leggeri, le pallonate fanno davvero male, questi vetri rotti sicuramente possono essere pericolosi. Tanto c'è un altro cambio, esce Merli, rientra ed entra, anzi il numero 10, rientra Suardi, sì giusto, mentre c'è la rimessa dall'out già effettuata, c'è anche il numero 8 in campo, vale a dire Giacomo Trovesi, Suardi, il tentativo 1-2 con Salvioni, non si chiude il triangolo, palla a fondo campo quando il cronometro dice 12 minuti e 45 di gioco, il risultato è 2-1 a favore della formazione, attenzione, la conclusione, il gol di Paolo Fornoni, dunque 13° del primo tempo, raddoppio
di Paolo Fornoni, gran bella azione, ha disorientato con un paio di finte l'avversario, poi ha scaricato sotto la traversa un tiro preciso e ha riportato in parità le sorti dell'incontro. C'è il minuto di sospensione chiesto, non so se dalla formazione dell'Atletico Micatanto qualcheduno dei giocatori si siede subito, insomma, come a dire che non tutti sono preparatissimi sotto l'aspetto fisico. Infatti Paolo Fornoni, abbiamo detto, lui dà sempre il tutto, però il secondo tempo è sempre un pochettino in debito di ossigeno e questo crea qualche problema, mentre la nostra telecamera va a sbirciare anche la panchina della formazione di Comunuovo, di questo Atletico Micatanto, che anche loro per la verità sono diciamo così più propensi a riposare, a sfruttare questo minuto anche sotto l'aspetto fisico. E il signor Adobati fa rientrare le squadre 2-2, teniamo conto del minuto di sospensione, siamo al 13:30 di gioco più o meno, mentre va a battere il calcio d'inizio dopo il gol di Fornoni che ha riportato la situazione in parità. Peterlin scambia con colui che mi pare forse sia il più fresco di tutti, vale a dire Salvioni, ancora Peterlin, cerca di far girare il pallone, va nella zona centrale ancora con il numero 8 Trovesi, la conclusione di Peterlin che si è fatto trovare pronto alla conclusione, palla deviata, poi arriva Trovesi, sbaglia però la conclusione, allora c'è entrato nel frattempo anche Stefano Simoncelli, cerca il tocco verso Zanoletti, la palla non arriva, conclusione ancora di Suardi, non si fa pregare Suardi a calciare in porta, non trova lo specchio. Semperboni, Fabio, scambia con Andrea Conti. Ancora Conti, vediamo, parte il lancio, Daniele Zanoletti arriva di testa e poi va alla conclusione, mezza giravolta però alta sopra lo specchio della porta. Subito con le mani verso Peterlin, vediamo, Suardi il tocco, Semperboni si mette sulla traiettoria, attenzione, la conclusione di Zanoletti e il pallone rimpallato proprio da Peterlin, palla in out. Ancora il pallone sui piedi dopo il rimpallo di Zanoletti che non riesce a toccare fuori, lo fa adesso verso Simoncelli, ancora Zanoletti, controlla il pallone, va alla conclusione, arriva Omar Donati per il gol del 3-2 proprio con la punta del piede destro. E quando siamo con il cronometro al 15:30 di gioco c'è il gol di Omar Donati per il 3-2, dunque capovolta di nuovo la situazione, c'è il minuto di sospensione chiesto dal presidente dell'Edilsole, lo vedete in panchina là Sergio Donati che fa le veci di allenatore visto che non c'è Fabiano Trivella, è pronto a entrare Eric Donati, vediamo, credo che resterà fuori Fabio Semperboni, l'arbitro fa segno che mancano 4 minuti al termine del primo tempo, mi sembra di essere in sintonia fra il nostro cronometro e quello del signor Adobati che è pronto a far riprendere il gioco dopo il minuto di sospensione. Si riparte con l'Edilsole in vantaggio 3-2, situazione capovolta, era passata in vantaggio, poi era stata raggiunta e superata dalla formazione avversaria l'Edilsole e poi il raddoppio di Fornoni e adesso il gol di Omar Donati hanno portato la situazione sul 3-2, troppo lungo il pallone di Trovesi verso Suardi, palla in out, rimessa in gioco, Andrea Conti alza la testa, il portiere che ha ricevuto da dietro scambia con Zanoletti, poi va al lancio nella tre quarti, c'è Stefano Simoncelli sul pallone, arriva Eric Donati, conclusione di Eric Donati, palla deviata in calcio d'angolo battuto da Eric Donati. In campo adesso tutti e due i fratelli Donati, Stefano Simoncelli, il pallone
e c'è una spinta proprio di Stefano nei confronti di Peterlin, calcio di punizione, lo batte l'ala direttamente fra le braccia di Andrea Conti, con le mani verso Eric Donati, il tocco, il primo non è riuscito, il secondo invece termina fuori in fallo laterale, già rimessa in gioco da Salvioni la palla proprio verso l'ala, attenzione sul pallone Trovesi, lo scambio con Suardi, Trovesi va a chiudere Daniele Zanoletti, c'è il contrasto, tutto regolare per l'arbitro, avanza Eric, Omar Donati, e poi il fallo di Omar Donati, ha qualcosa da dire al fratello Eric, gli ha detto mi hai quasi ostacolato, dovevi spostarti prima, riparte Suardi, attenzione che è un gran colpitore, va a colpire ed è via in calcio d'angolo ancora Andrea Conti, ci arriva con la punta delle dita e la deviazione termina appunto in calcio d'angolo, già battuto e proprio ancora si fa trovare Stefano Suardi, è sicuramente il più pericoloso dei suoi, non ha da quello che ho potuto vedere grande fiato e forse questo lo penalizza un po', tensione ancora e c'è tutto regolare, dice il direttore di gara, e qui cerca di andarsene Daniele Zanoletti, piccolo battibecco in campo, Salvioni che ha qualcosa da dire credo più con l'arbitro che non con Stefano Zanoletti. Cimoncelli, mamma, brutto fallo, in ritardo Stefano Cimoncelli, giusta la munizione, pensava di trovare ancora il pallone Stefano, invece ha trovato le gambe dell'altro Stefano, che di cognome però fa Suardi, e siamo vicini ormai a un minuto, poco più, poco meno, dai 20 minuti di gioco di questo secondo tempo, 3-2, ruba un bel pallone Daniele Zanoletti, palla in out, rimessa in gioco con Peterlin verso l'ala, avanza l'ala, scambia con Salvioni, l'1-2 con Suardi, vediamo, tergiversa un po', poi preferisce servire Peterlin, tentativo di girata, palla deviata da Eric Donati in calcio d'angolo, bello l'anticipo e allora si distende in avanti la formazione dell'Edilsole, forse un fallo di mano, l'arbitro non l'ha visto, si riparte, Salvioni scambia con Trovesi e poi il tocco dietro, non si capiscono, ancora Salvioni a chiudere poi questo lancio che è un passaggio fra le braccia del portierone che sbaglia ancora ed è la seconda volta che sbaglia Andrea Conti, questa volta recupera Eric Donati andando a chiudere, già gli era costato il gol del 2-1, un rilancio fuori misura, tentativo, la palla che termina in out, la lascia terminare fuori Stefano Cimoncelli, riparte Daniele Zanoletti verso Eric Donati, la finta quando va alla conclusione e la rimessa è giusta, è a favore della formazione, ritorna Suardi, bisogna chiudere su Suardi, lui va al tiro, conclusione di Peterlin, il gol del 3 pari e qui non è rientrato Eric Donati, ha tergiversato a reclamare con l'arbitro e gli altri se ne sono andati in contropiede. 3 pari, Peterlin porta in parità la situazione, l'intervento dello stesso Peterlin ai danni di Zanoletti, palla in out. Tanto attenzione, va Zanoletti a disturbare l'avversario, Peterlin lo anticipa, Suardi e poi arriva anche Zanoletti, palla sui piedi di Trovesi, conclusione ribattuta, palla in fallo laterale, l'arbitro che richiama Peterlin e anche, no, richiamato Peterlin, conclusione a fondo campo, ci ha provato di controbalzo Luca Salvioni, pallone terminato direttamente a fondo campo, siamo abbondantemente oltre il 20esimo, a mio modo di vedere siamo al 21:30 e l'arbitro lascia giocare ancora, avanza ancora Peterlin, scambia con Suardi e proprio su questa azione terminano i primi 22 minuti di gioco sul risultato di 3-3. Allora doppietta di Fornoni e il gol di Omar Donati
per la squadra di Valbondione, il gol di Suardi, Salvioni e Peterlin per l'Atletico Micatanto. A fra poco, amici appassionati di calcio a 5, per la telecronaca del secondo tempo. È tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo di questa undicesima partita del campionato di calcio a 5. Siamo naturalmente nel CSI, gruppo B, girone B, dove la formazione dell'Edilsole sta pareggiando qui a Como Nuovo contro la formazione dell'Atletica Micatanto. Un solo punto dividono le due squadre, ed il Sole è quarta con 16 punti, la formazione dell'Atletico Micatanto ha un punto in meno con 15. Davanti c'è la Frigeni Moto, che è la squadra che ha il rapporto fra gol realizzati e quelli subiti sicuramente migliore, con 42 gol fatti e 20 subiti, mentre la formazione dell'Arredamenti Cortinovis è seconda in classifica, 18 punti, e il primo conduce il San Leone con 19 punti, dunque un solo punto di diversità. Roberto Conti, conclusione, va a chiudere bene Peterlin, ancora Conti, vince il contrasto, palla che arriva in area, la cattura Lala con le mani, mette in movimento sicuramente l'uomo migliore della sua squadra, vale a dire Salvioni, se non altro per la continuità, anche se mi pare di poter dire che per quanto riguarda la pericolosità invece il più pericoloso è risultato proprio Stefano Suardi, anche se devo dire che Salvioni sia Peterlin sono sicuramente due buoni giocatori. Corto il passaggio di Omar Donati, schieramento tipo adesso da parte dell'Edilsole, bella la parata di Andrea Conti, che allunga il piedone, ancora una volta riesce ad evitare quello che poteva essere un gol quasi sicuro. Riparte con l'ala l'azione della formazione in maglia blu ed è Salvioni che viene avanti, scambia con Suardi, da questi a Peterlin, ancora Peterlin, vediamo il lungo linea a servire Salvioni, il contrastato va Roberto Conti che se ne va e c'è il fallo volontario e l'ammonizione da parte dell'arbitro, il signor Adobati, anche al numero 10 Suardi. Due ammoniti, Simoncelli da una parte, Suardi dall'altra, calcio di punizione, siamo nella zona centrale del campo e la punizione è affidata a Fabio Semperboni. Fabio Semperboni, vediamo la sua rincorsa lunga, va alla conclusione, ne fa le spese Suardi, che è stato colpito in pieno nel basso schiena, diciamo così. Palla rinviata sul tentativo di dribbling da parte di Roberto Conti, pallone lungo, lo controlla però Conti proprio sul filo del fondo campo, poi va a un contrasto con Peterlin che lo fa carambolare il pallone. Palla a fondo campo, riparte la formazione in maglia blu con Merli anticipato, attenzione Fornoni, eccolo Fornoni, cerca di guadagnare lo spazio per il tiro, la conclusione, scavalca il portiere ma respinge sulla linea Peterlin, poi arriva Fabio Semperboni, tenta il tiro a giro ma non gli esce e dunque quando siamo al terzo minuto tutto rimane invariato, 3-3 il punteggio. Terzo minuto del secondo tempo, Salvioni grande ancora, mamma mia, anche stasera Andrea Conti sicuramente si sta rivelando un portiere di quelli extra lusso, possiamo dire così. Suardi, ancora Conti, e attenzione il rimpallo, è libero Roberto Conti, troppo corto il passaggio di Omar Donati, riparte allora Salvioni ancora, il tocco verso Merli va all'uno contro uno, l'ultimo a toccare è stato lui, palla a fondo campo, subito verso Donati, è libero e riceve Paolo Fornoni, attenzione il tocco, esce l'ala, bravo ad anticipare Roberto Conti, palla in fallo laterale, c'è il cambio, esce Salvioni che finora ha corso tutta la partita ed entra Bertoletti col numero 86 nelle file della formazione di casa. Palla in out, rimessa in gioco, esce anche Semperboni, rientra Zanoletti nelle file invece dell'Edilsole, è proprio Daniele Zanoletti che va a battere, scambia con Roberto Conti, pallone buono, poi se lo trascina, anzi è stato mentre è scivolato Zanoletti e dunque la palla e l'azione è terminata in fallo laterale. Già rimessa Peterlin, la finta, poi non va ancora a calciare,
il tentativo di passaggio filtrante, Zanoletti che va ancora a deviare, rimessa in gioco, Merli sul pallone, interviene e poi c'è questo pallone in avanti di Eric Donati verso Roberto Conti, non poteva certamente prenderlo. Bertoletti scambia col portiere Lala, si riparte dalla propria metà campo, subito il pallone in avanti dove Suardi viene fermato in out da Donati. L'intervento di Suardi, un pallone a retrocedere verso Lala, amministra Lala, cerca lo schieramento di qualche compagno prima di andare al passaggio. Bertoletti va al tentativo di anticipo, bravo Zanoletti, c'è la possibilità del contropiede con il gol di Paolo Fornoni ancora una volta, e siamo al quinto minuto del secondo tempo. Tripletta personale finora per Paolo Fornoni, che riporta in vantaggio di nuovo la formazione dell'Edilsole. 4-3 il punteggio a favore della squadra in completa tenuta nera. Peterlin parte il lancio, va a disturbarlo Roberto Conti, portiere in possesso del pallone, Lala alza la testa, Lala, il passaggio verso Suardi, gioca bene Suardi ma è fermo, si vede che non ha grande allenamento nelle gambe. Merli cerca di mantenere il possesso, va a disturbarlo Zanoletti e anche Omar Donati, ancora Merli, va al tentativo di dribbling, ancora Zanoletti che lo anticipa e devia in fallo laterale. Stefano Suardi può toccare dietro verso il portiere Lala, Recep Lala, conclusione alta sopra la traversa, avete visto anche nelle immagini di Emi Moretti come sopra la traversa, sopra la porta ci sia questa rete che praticamente evita. Attenzione Roberto Conti, si allunga troppo il pallone, esce dalla porta, Lala riesce a deviare in angolo, la battuta non aggancia Omar Donati, riparte Merli, il tocco di Merli a metà strada fra Suardi e Peterlin, palla in fallo laterale, rimessa in gioco, avanza Omar Donati proprio quasi sulla linea centrale del campo, fa salire Roberto Conti, parte il lancio, Peterlin intercetta, Merli, Suardi, l'anticipo, attenzione Paolo Fornoni, vediamo se riesce a scambiare con Conti, passaggio Omar Donati a spazio, va alla conclusione e Lala si distende con il piedone sinistro e va a ribattere in calcio d'angolo. Ancora Conti che trova lo spazio per servire Paolo Fornoni, mamma mia, non l'ha nemmeno visto Lala, quarto gol personale di Paolo Fornoni. Siamo al settimo minuto e siamo sul 5-3 con il quarto gol personale di Paolo Fornoni sui 5 finora realizzati dall'Edilsole. 5-3, doppio vantaggio, ma la squadra dell'Atletico mica tanto. Attenzione, qui è libero, c'è la possibilità per Conti, no, esterno della rete. Grande azione, forse c'era anche un fallo di Donati, l'arbitro ha lasciato proseguire, adesso sì c'è, fallo di Donati, di Omar Donati proprio su Stefano Suardi, calcio di punizione, siamo appena oltre la linea centrale del campo e a una, dice l'arbitro, vale a dire può tirare decisamente in porta Stefano Suardi. Nel frattempo è entrato anche Brembilla, parte Suardi, devia Paolo Fornoni il pallone in calcio d'angolo per la battuta da parte del capitano Mauro Brembilla. Eccolo lì il pallone, lo gira bene Stefano Suardi trovando l'anticipo su Omar Donati, ma non trova invece lo specchio della porta. Lo scambio con il lancio in avanti, palla in out, la rimessa in gioco effettuata. Attenzione, conclusione ancora da parte di Suardi, non trova lo specchio, allora riparte la formazione ospite, subito fermata, bello il dribbling, può andare alla conclusione, lo ribatte questo pallone, la conclusione da parte di Bertoletti, palla ribattuta in fallo laterale, rimessa in gioco, Brembilla ha cercato forse un angolino, la palla che resta lì, ancora la grande parata da parte di Andrea Conti che sta salvando davvero la situazione in più circostanze. Ancora un passaggio centrale pericoloso, sono in superiorità numerica, si immola Daniele Zanoletti. Attenzione l'arbitro
interrompe un attimo il gioco mentre Roberto Conti c'è il time out chiesto credo dalla formazione di Valbondione. Siamo al 9° minuto e 15 secondi di gioco, il risultato è di 5-3 a favore della formazione allenata da un Fabiano Trivella che si sta davvero perdendo, visto che non c'è, si sta davvero perdendo qualcosa di importante. Una partita bella, ancora equilibrata, una partita che può dire ancora molto, anche perché i cecchini, dicevo, chiedo scusa, i cecchini della formazione dell'Atletico Micatanto sicuramente stanno veramente facendo paura quando vengono avanti. Si ripartirà fra pochi secondi con la rimessa in gioco a favore della formazione in maglia blu. Sul pallone mi pare ci sia Merli, parte il cross leggermente troppo alto per Capitan Brembilla che non ci arriva davvero per un non nulla, palla che termina a fondo campo, anzi in fallo laterale per la rimessa. Si incarica Daniele Zanoletti, parte il suo tentativo, Salvioni che nel frattempo è rientrato riesce a deviare e a toccare direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco a favore della formazione ospite. Ancora Zanoletti che la esegue, il lancio, Paolo Fornoni che non riesce nell'aggancio, ci ha provato l'uomo più pericoloso ma soprattutto il bomber della squadra del Sole. Bisogna stringere qui, Suardi tocca dietro verso l'ala, la porta è sguarnita, attenzione perché può essere pericoloso, eccolo infatti, ma è ancora Suardi che interviene, poi Salvioni il tocco e anche ancora Andrea Conti che sta facendo davvero qualcosa di eccezionale, avanza ancora l'ala, io dico che è pericoloso per il portiere abbandonare i pali perché potrebbe succedere un rinvio, l'ala ancora lascia sfilare Suardi, conclusione ribattuta da parte di Fornoni. Brembilla, il tocco sul filo dell'out, palla in campo, ancora Brembilla, ancora verso, lascia sfilare all'ala, avanza il portiere, la gioca ancora verso Brembilla, Zanoletti, la porta è sguarnita, non trova lo specchio Daniele Zanoletti. Aveva visto giustamente che il portiere si sta avventurando un po' troppo secondo me in avanti, siamo al 11 e 30 e dunque credo mancano ancora 8 minuti e mezzo più recupero, può capitare veramente di tutto, un po' diciamo così affrettata l'idea, attenzione il pallone buono per Conti, va a colpire di sinistro, palla sull'esterno della rete, subito rimesso in gioco, recupera bene Omar Donati che difende bene, lo gioca ancora verso Roberto Conti, va al dribbling, subentra Paolo Fornoni nell'azione, se ne va, lascia sul posto un avversario, conclusione ribattuta dal portiere e la palla ancora in campo, Roberto Conti forse questa volta non si aspettava il recupero di Suarez, ha spazio Suardi, Zanoletti anche lui va a respingere e riparte ancora Fornoni, vediamo il colpo di tacco, palla in fallo laterale nonostante il tentativo da parte di Roberto Conti. Partita vivacissima, lo dobbiamo dire, il 5-3 quasi rassicura la formazione dell'Edilsole che adesso va a chiamare il time out, è stato proprio Sergio Donati a chiamarlo, il minuto di sospensione che le due società, le due squadre possono chiamare quando vogliono. Siamo al 12:30, 7 minuti e mezzo, è ancora lunga, sono due gol di vantaggio però. Sono due gol di vantaggio per la formazione ospite che ha trovato davvero questa sera un Paolo Fornoni ispiratissimo, 4 dei 5 gol li ha realizzati lui, 2 nel primo tempo e 2 nel secondo dopo il 3-3 del primo parziale dei primi 20 minuti di gioco, dove peraltro in questi 12 minuti e mezzo di gioco effettivo i ragazzi dell'Edilsole non hanno ancora subito nessuna rete, dunque si riprende a giocare con la rimessa di Salvioni verso il proprio portiere, l'ala che avanza, ormai è il sesto uomo, attenzione la palla è buona, Merli e c'è il gol al 13°. Gol di Merli dunque
Siamo sul 5-4 e qui ancora Daniele Zanoletti a fare da scudo alla conclusione dello stesso Merli. Peterlin verso Salvioni. Salvioni, il tocco dietro al portiere Lala, avanza Lala, la puntata di Lala, il pallone che carambola, poi va in avanti, attenzione con Roberto Conti che ha visto, anzi ha sentito che il portiere non c'era, poteva ovviare in maniera diversa questo pallone, vale a dire andare a catturarlo e controllarlo per poterlo poi, per poter tentare la conclusione. E grande gol di Daniele Zanoletti, grande gol da fondo campo di Daniele Zanoletti, l'avevo detto che non pagava. Siamo al 13:30, che questo modo da parte del portiere di uscire in maniera un po' scriteriata non pagava, o perlomeno era un po' troppo avventato. E infatti Daniele Zanoletti, che prima ha provato senza trovare lo specchio della porta, questa volta ha castigato Lala, che non desiste però dal suo tentativo di riportarsi in avanti. Salvioni, conclusione alta sopra la traversa, ci ha provato Podoff, come è chiamato, io leggo i nomi sulla maglia naturalmente, ecco il perché riesco a capire, insomma, a capire e soprattutto a darvi questi nomignoli che fanno parte probabilmente dei nomi di questi ragazzi, un gruppo di amici. Ripiegamento difensivo da parte di Paolo Fornoni, che va al dribbling un po' rischioso, ma Merli arriva, gli tocca la palla e la fa terminare, Roberto Merli la fa terminare a fondo campo. Il rilancio con le mani di Andrea Conti verso il suo omonimo e si tratta di Roberto Conti, attenzione, è la conclusione, raddoppio personale di Merli, 15esimo, vediamo, andiamo a dare un'occhiata, siamo al 15esimo, 14:30, via. E Merli sta tenendo viva la partita, a questo punto siamo sul 6-5 con il gol realizzato appunto dal numero 33, Roberto Merli. Andrea Conti, lancio e attenzione il pallone con l'ala disturbato da Roberto Conti, ma mi pare non avesse commesso fallo. Avanza Suardi, la sua conclusione è contratta dai piedi di Paolo Fornoni, palla in fallo laterale, Conti e il gol del 6 pari in un minuto. Siamo al 15esimo, viene ristabilita la parità con questo 1-2 prima di Merli e dopo di Suardi che trova l'angolino, del resto nulla poteva l'estremo difensore Andrea Conti. Palla in out, la rimessa è a favore della formazione, qui sbaglia Roberto Conti, questa volta ha preteso troppo. Attenzione Daniele Zanoletti, c'è il fallo nei suoi confronti, lo spinge Salvioni, va a chiedere scusa a Zanoletti. E allora c'è il calcio di punizione, siamo però abbastanza lontani dallo specchio della porta, è lo stesso Daniele Zanoletti che si incarica della battuta, vediamo, c'è defilato sulla destra Fornoni, parte in porta Daniele, no, è il passaggio Conti e non c'è spiraglio per Conti, è bravo Lala a chiudere e qualsiasi pertugio. Avanza Suardi, si allunga troppo il pallone, possibilità del contropiede con Fornoni che tergiversa e non riesce ad evitare, però l'avversario lo ferma commettendo fallo, il numero 0 e si chiama esattamente Peterlin Giorgio. Calcio di punizione 2 metri più dietro a dove ha calciato prima Daniele Zanoletti, vedremo. E intanto diamo dare un'occhiata al cronometro, siamo al 17esimo, attenzione Daniele Zanoletti, la sua rincorsa, palla colpita di collo pieno, termina
abbondantemente sopra la traversa. Già rimesso in gioco il pallone, Lala, avanza Lala, rischia ancora qualcosa, trova però Salvioni, dribbling a rientrare, dal destro al sinistro il pallone, Peterlin, ancora Lala, attenzione alla sua conclusione, bisogna stringere, preferisce servire ancora Peterlin, che trova lo spazio, anzi è il numero 8, chiedo scusa, Trovesi e non Peterlin, e dunque c'è il ribaltamento al 17esimo con Trovesi che trova il suo gol e il 7-6 a favore della squadra di casa. 7-6, punteggio roboante, lo dobbiamo dire, che ci provano ancora i ragazzi. Bravo qui in qualche modo Andrea Conti a deviare, poi il rilancio da parte di Omar Donati, deviato da Merlin, fallo laterale, mentre mi sembra abbiano cambiato. Attenzione il colpo di testa di Salvioni, per poco non trae in inganno il portiere Trovesi, Salvioni chiedo scusa verso Trovesi, poi il pallone sui piedi di Lala, ha cambiato il portiere, io non l'ho visto, stavo prendendo nota, chiedo scusa, non ho visto di chi si tratta. Attenzione il pallone che non filtra e va, tentativo di contropiede, viene fermato Trovesi. Ormai siamo a 2 minuti dal termine della partita e dopo essere stato in vantaggio 6-4 per la formazione ospite, adesso si trova sotto 7-6. È una partita tiratissima, ricca di gol, ricca comunque anche di belle giocate. Andrea Conti che per poco non perde il pallone, riparte Roberto Conti, Fornoni va alla conclusione con il destro, Fornoni, palla un pochettino trascinata con il destro che termina fuori dallo specchio della porta. Omar Donati interviene, va a ribattere questo pallone in out però, dove Trovesi già lo rimette in gioco verso il proprio portiere, il lancio, non ho visto di chi si tratta e chiedo scusa. Palla in fallo laterale, c'è ancora forse un paio di minuti, forse nemmeno, per poter recuperare Donati non passa, riesce però a recuperare e poi va a toccare verso Roberto Conti, il fallo nei suoi confronti, ha giusto, ha ragione il signor Adobati, il fallo di Merli con Roberto Conti che va a contestare Omar Donati, vediamo, l'arbitro dice bisogna ribattere, ha rubato un metro circa nella battuta, si accendono un po' gli animi, calcio di punizione Daniele Zanoletti, vediamo, Daniele Zanoletti va alla conclusione in porta alta, siamo entrati nell'ultimo minuto, anzi forse siamo già nei momenti di recupero, 7-6 il punteggio e va, eccolo infatti il fischio di chiusura, 7-6 a favore dell'Atletico Micatanto, che nel giro di 3 minuti, come del resto aveva fatto la squadra del Sole contro il Real Costa settimana scorsa, aveva ribaltato il risultato, e così è capitato oggi alla squadra dell'Atletico Micatanto, che è riuscita a ribaltare il risultato e a giudicarsi questa importante. Allora in classifica sale a quota 18 la formazione dell'Atletica Micatanto e l'Edilsole resta a quota 16, però è stata davvero una bella partita e adesso andiamo a realizzare alcune interviste. Ed ecco le interviste del dopopartita, una partita tiratissima 7-6 a favore dei ragazzi di Comunuovo, di questa squadra che va a scavalcare proprio con questa vittoria in classifica i rivali di Valbondione. Una partita tirata, Suardi. Soffertissima, mai stata più sofferta una partita. Ecco, ti ho visto, perdonami se te lo dico, ti ho visto un pochettino affaticato, vuol dire che gli allenamenti non puoi tenerli tutti? Esatto, non posso tenerli tutti, il fiato non c'è più. Non c'è più il Suore di una volta, però sono contento di come ho giocato stasera. Ecco, un nome molto, molto bello, simpatico il vostro, vuol dire che è un gruppo di amici che si ritrova e si vuol divertire, no? Sì, un nome senza senso, nato così una sera mentre si beveva una birra e è 3 anni che c'è, speriamo vada avanti. E c'è qualche pensierino al passaggio nel gruppo A?
Sì, adesso sì. Siamo partiti con l'obiettivo salvezza, invece ora state credendo. Ci crediamo. Dobbiamo dire che avete alcuni elementi, in particolare Salvioni sicuramente si vede, ma tu stesso che gioca bene, giocate bene la palla, insomma. Salvioni ha giocato anche nel gruppo A, quindi qualcosina sa fare. Merita come tanti altri ragazzi della mia squadra. Quanti gol hai fatto finora? 11. 11 con questi due? 11 con questi due, sì. Un bel ruolino di marzo. Contento. Sì, sì, sì. Ti faccio tanti auguri, complimenti, grazie mille. E vado con Omar Donati, eccolo qua. Omar, allora, dispiace perdere proprio nei minuti finali. Dobbiamo dire che settimana scorsa l'avevate fatto voi con i ragazzi del Real Costa. Però il calcio è questo. È così, dispiace. È una partita che si era messa bene per noi. Doppio vantaggio, però purtroppo è andata così. È un peccato veramente, perché c'era Paolino ispirato questa sera con i suoi 4 gol, veramente. Ma poi devo dire che loro hanno giocato un'onesta partita, sono bravini anche loro, non a caso sono lì in classifica. Sì, sì, hanno giocato bene, è stata una bella partita, purtroppo qualche errore di troppo dei nostri, però dispiace, niente. Va bene così, anche perché mi pare di poter dire che tutto sommato in classifica siete poi lì, no? Sì, peccato perché ci hanno scavalcato proprio loro, però è un girone equilibrato, siamo lì ancora, tenteremo di lottare fino alla fine. Hai perfettamente ragione dicendo che è equilibrato, io ho visto delle gran belle partite, gran belle squadre e poi questo ritmo che anche questa sera è stato giocato in maniera abbastanza alta. Sì, sì, ritmo elevato. Purtroppo dietro eravamo ancora contati, ci mancavano un paio di elementi, però ci adattiamo e niente. Certo, mi pare che a parte Manuel Simoncelli, insomma, forse, però mi hanno detto che da settimana prossima potresti schierare un altro giocatore nuovo. Sì, abbiamo recuperato una vecchia guardia, ci fa piacere, è tornato nel gruppo e Morandi Mauro aveva già giocato con noi. È tornato nel gruppo, siamo contenti e dovrebbe rientrare per l'ultima partita che è in casa. Ecco, io credo forse con qualche assestamento, qualche pedina e soprattutto qualche ricambio in più nel girone di ritorno potrete dire la vostra. Sì, sì, sicuramente. Speriamo. Va bene, dai, poi in ogni caso mi pare anche questa sera vi siate divertiti, è stata una bella partita. Sì, è stata una bella partita, adesso andiamo a mettere qualcosa sotto i denti che è meglio. Sì, è meglio. Grazie Omar, ci vediamo fra 2 settimane. Ok, va bene, grazie, ciao. In comune di Parzanica, proprio sopra Tavernola, abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Iseo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto, rispettivamente di 17 e 30 unità abitative, che saranno ultimate prossimamente. Visto il grande successo fin qui ottenuto, grazie alla qualità dei materiali, alle capacità della manodopera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti, vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno. Per info, telefono 347 333 9667.